Non entra nemmeno uno spillo alla Leitner Solar Arena per il derby numero 149 fra Valpusteria e Bolzano. Bolzano in netto, nettissimo vantaggio negli scontri diretti, 124 vittorie, 8 pareggi, 16 sconfitte, e in questa stagione la squadra in maglia biancorossa ha vinto entrambe le sfide, anche a Brunico per 2-1 all'overtime. Il Bolzano comincia attaccando, complice una superiorità numerica subito alla parata di Giacaitis. Bolzano che manda in tribuna Trevor Johnson, l'italo-canadese appena giunto nel capoluogo altoatesino, torna dunque nel roster Ray Di Lauro. Il Valpusteria è al gran completo e attenzione alla linea di Oberhoff, che qui va al tiro. Siriani ed Esmet, la più pericolosa di tutto il campionato. Avanti Kelly, fermato, gestisce il disco Borgatello. Fase di gioco equilibrata con il Bolzano che non si chiude certo nella propria area, e qui va vicino al gol con Fraser Clair, imbeccato da Christian Walker. Ancora il Bolzano, Alexander Egger, un Bolzano intraprendente. Il tentativo, la conclusione di Ryan Giardino. Valpusteria forse un po' intimorito, bloccato, non la squadra schiacciasassi ammirata nelle ultime settimane. Ancora Bolzano, Rolly Ramosa, e c'è pericolo, allarme rosso dalle parti di Giacaitis. Il Valpusteria ha vinto 11 delle ultime 13 partite giocate, 0-0 dopo il primo tempo. Seconda frazione di gioco con il Bolzano che riconquista un disco, prova il contropiede, l'errore però in disimpegno. Ray Murray, c'è lavoro per Häkkinen aiutato dalla difesa, e anche una penalità. 2 minuti per Patrick Bona, attaccante del Valpusteria, uomo in più per il Bolzano. Siamo nell'ottavo minuto. Bolzano che è nel terzo, la conclusione, la respinta di Giacaitis che non trattiene, arriva Fraser Clair e si sblocca il risultato. 7 minuti 56 secondi, ha provato prima Di Lauro, poi Jardine e alla fine Clair. Si accende anche una rissa sul ghiaccio, vediamo Vodrazka con Di Lauro, fanno a pugni i due. E dunque il gioco si ferma per qualche minuto. Qui rivediamo intanto il gol con cui Fraser Clair, numero 9, che vediamo spuntare sulla destra del teleschermo, di rovescio, batte Giacaitis. 1-0 Bolzano, reagisce però con Max Oberhauch. Il Valpusteria respinge Häkkinen. Poi power play dei padroni di casa. Armin Helfer, 3 contro 5, grande chance per la squadra di Stefan Mayer. Kelly, Helfer, poi Sirianni che va vicino alla rete, il capocannoniere del campionato. Ancora Helfer, allarga su Kelly, in grande sofferenza il Bolzano. Helfer ci prova, non trattiene Häkkinen ed è il pareggio dei padroni di casa con Armin Helfer che ha già le valigie pronte, destinazione Spengler Cup. 15-25, il pareggio tutto sommato meritato del Valpusteria. Guardate Helfer, Häkkinen non è impeccabile nel tentativo di neutralizzare la conclusione del terzino numero 62. Terzo tempo, il tentativo di Jonathan Pittis, la difesa del Valpusteria che libera, può venire in avanti Patrick Bona che evita due avversari, subentra nell'azione Tuomainen, fermato per un attimo, ancora Bona, Tuomainen dietro la porta di Häkkinen, spunta l'uomo libero ed è gol, il gol del 2-1 firmato Patrick Bona. 5 minuti 21 secondi, un'azione insistente del Valpusteria e ad arrivare a portata di 2-1 è Patrick Bona, il numero 13. Prova a reagire il Bolzano ma perde un disco nel terzo offensivo, regala il contropiede alla squadra di Mayer. Conclusione gol, il 3-1 di Greg Barbera. Ed è un gol pesante perché arriva a 50 secondi soltanto dalla rete di Bona. Un 1-2, un 1-2 che spezza, che taglia in due la partita, spezza l'equilibrio, allunga nel punteggio il Valpusteria. E Jamie Bartman chiede time out. Un Bolzano che ha retto benissimo per una trentina di minuti, ma adesso sembra averne di più il Valpusteria, che insiste nella sua azione offensiva. Insegue il disco Florian Ramosa dietro la porta di Häkkinen, sbaglia però l'appoggio, c'è l'uomo davanti alla porta, quest'uomo è Taggart Esmet e firma il 4-1. 8:36, l'errore di Florian Ramosa spalanca al Valpusteria alle porte del 4-1, diventano 3, il gol da recuperare per la squadra in maglia biancorossa che ha una superiorità numerica. Ha provato Jardine, niente da fare,
poi Borgatello verso Egger, ancora Borgatello, conclusione, un difensore respinge, poi altro tiro di Jonathan Pittis, una buona pressione del Bolzano che però non è fortunato. Finisce 4-1, finisce con l'omaggio del Valpusteria ai propri tifosi.